Un riallineamento del cambio, parte seconda. Consideriamo adesso il secondo scenario, quello più plausibile, in cui la dissoluzione dell'unione monetaria porterebbe il nord a rivalutare verso di noi e il sud a svalutare verso di noi. E in cui noi cederemmo un po' rispetto al dollaro, ma meno che rispetto alla valuta del nord. Quando diciamo nord, intendiamo un blocco di paesi costituito da Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda. E quando diciamo sud, intendiamo un blocco di paesi costituito da Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Naturalmente è ovvio, questa è una divisione arbitraria e in particolare l'inclusione della Francia fra i paesi del nord è discutibile dato lo stato dei suoi fondamentali. Ma l'idea è che in media il primo blocco di paesi rivaluterebbe di circa il 20% e il secondo blocco svaluterebbe del 10% rispetto a noi, naturalmente. E noi poi svaluteremmo del 10% rispetto al dollaro. Ora, abbiamo detto già varie volte che considerare riallineamenti una tantum non è, cioè è una scelta fatta per comodità di esposizione, e cioè per isolare gli effetti di uno shock. Non è la proposta di un passaggio a un diverso regime di cambi fissi. Dunque, lo scenario prevede una minore svalutazione rispetto al resto del mondo e addirittura una rivalutazione rispetto alla periferia dell'Eurozona, cioè rispetto ai paesi del sud. E quindi è chiaro che l'impatto positivo sulla crescita sarà meno forte e meno persistente in questa ipotesi rispetto alla prima ipotesi che abbiamo considerato, quella della svalutazione del 20% rispetto a tutti i partner commerciali. Quindi l'impatto sulla crescita sarebbe meno forte e lo sarebbe anche meno forte l'effetto inflattivo. In questo secondo scenario, l'inflazione raggiungerebbe un massimo del 3% nel secondo anno, qualcosa di pienamente gestibile, anche considerando che corrisponde a valori registrati nel 2008 e nel 2012 in pieno ambito euro. E allora il principale effetto positivo, sarebbe quindi, oltre al recupero di quasi un punto di crescita reale nell'immediato, quello di tirare l'Italia fuori dalle secche della deflazione e gli effetti sulla disoccupazione. Anch'essi, ovviamente, gli effetti sulla disoccupazione ovviamente sarebbero anch'essi molto più contenuti, ma sempre significativi, perché dopo 5 anni risulterebbe di 1,5 punti inferiore alle previsioni dello scenario di base, quello del Fondo Monetario Internazionale, come abbiamo detto. Come abbiamo detto, nella parte prima, stiamo studiando l'impatto di una dissoluzione dell'Eurozona misurato, secondo tre scenari diversi,
ed in questo caso stiamo considerando il secondo scenario rispetto ad un riferimento che è costituito dalle previsioni del Fondo Monetario Internazionale dell'ottobre 2014, in cui naturalmente i parametri macroeconomici sono calcolati per gli anni che vanno dal 2015 al 2019, nell'ipotesi ovviamente che l'Italia rimanga nell'Unione Monetaria. Quindi, tornando alla disoccupazione, dopo 5 anni risulterebbe di 1,5 punti inferiore alle previsioni dello scenario di base, cioè quello del Fondo Monetario Internazionale con l'Italia nell'ambito euro. Sarebbe anche più contenuto l'impatto sui conti pubblici, e a una crescita relativamente inferiore del reddito nominale rispetto allo scenario, al primo scenario, quello di svalutazione del 20%, corrisponderebbe naturalmente una diluizione più contenuta del rapporto debito-PIL, che a fine periodo sarebbe comunque inferiore di 6,9 punti rispetto allo scenario di riferimento. Allora, i valori che il modello economico di asimmetrie del professor Bagnai ci restituisce, i valori dei parametri macroeconomici che il modello utilizzato ci restituisce sono puramente indicativi per gli scenari che stiamo considerando, ma servono a farci capire una cosa: il riallineamento del cambio in caso di dissoluzione concordata e quindi di riallineamento differenziato per segno ed entità, come in questo secondo scenario, rispetto ai vari partner commerciali, e senza catastrofici e non molto credibili scenari di guerra economica, che non farebbe comodo a nessuno. Il riallineamento del cambio in caso di dissoluzione concordata creerebbe spazio per una manovra di bilancio espansiva che potrebbe rilanciare l'occupazione senza mettere in crisi, e questo è importante, né le finanze pubbliche né i conti esteri. Questo è il senso di questo secondo scenario, che è più plausibile del primo e che serve più che altro non tanto a dare valori numerici delle variabili macroeconomiche, quanto ad indicare l'esistenza di uno spazio di manovra per una politica di bilancio espansiva. Nello scenario precedente, in media, i saldi dei conti esteri e pubblici sono entrambi superiori di 0,6 punti di PIL rispetto allo scenario di base. Ci chiediamo, abbiamo bisogno di tanta virtù fiscale? La risposta evidentemente è no. Dal momento che i nostri conti con l'estero sono già in sostanziale pareggio e che riattivando l'economia, le variabili fiscali comunque si riassesterebbero per effetto della crescita, la quale provoca un aumento di gettito e un calo dei rapporti al PIL, probabilmente ci potremmo permettere un atteggiamento
di politica di bilancio più espansivo, grazie al quale dare ossigeno al nostro paese senza però incorrere in deficit verso l'estero. Quindi questo secondo scenario ci consente con i suoi margini, con i suoi saldi dei conti esteri e dei conti pubblici, con i suoi saldi positivi rispetto sempre allo scenario di base, ci consente di pensare a fare una politica di bilancio che consenta di avere un atteggiamento più espansivo e quindi di alleviare nella maniera migliore possibile il problema dell'occupazione. Allora, abbiamo ipotizzato nel terzo scenario di introdurre accanto alle svalutazioni della lira concordate come nel secondo scenario, di introdurre una manovra espansiva definita in questo modo. A partire dal secondo anno, punto primo, l'occupazione nel settore pubblico potrebbe essere fatta aumentare del 2% l'anno, fino a raggiungere un massimo del 10% in più rispetto allo scenario di riferimento, del 10% in più al termine dei 5 anni considerati del periodo 2015-2019, cioè in pratica al 31 dicembre 2019. Secondo punto in cui si definisce questa manovra di bilancio: la spesa pubblica per consumi intermedi, cioè per acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, sia aumentata gradatamente fino a un massimo dell'1% del PIL al termine dei 5 anni considerati. Abbiamo detto a partire dal secondo anno questi due provvedimenti, cioè la scelta di intervenire attivamente solo dal secondo anno in termini di spesa pubblica corrisponde all'intento di non peggiorare troppo nell'anno del riallineamento, cioè nel primo anno, nel 2015, in questi studi, lo stato dei conti esteri, accentuando la curva a J che abitualmente accompagna una svalutazione. Si parla di curva a J perché normalmente nella fase iniziale di una svalutazione i conti esteri peggiorano, dato che le importazioni costano subito di più e che sostituirle con i beni nazionali richiede tempo, mentre la convenienza di prezzo delle esportazioni viene percepita con ritardo dagli operatori esteri. Ora, bisogna anche tenere presente che il modello è concepito per analizzare il medio periodo e per questo utilizza dati annuali, che sono anche quelli disponibili per periodi di tempo più lunghi e che quindi ci informano meglio sulle strutture profonde della nostra economia. La politica però si fa un giorno alla volta. E il meno 0,2 di saldo estero sul PIL nel primo anno potrebbe anche nascondere nella media d'anno situazioni di stress dei mercati che sarebbe forse meglio evitare. E per questo nel disegno dello scenario è stato adottato un atteggiamento prudenziale che pospone un intervento attivo dello Stato al momento in cui la situazione si sia assestata. Certamente sarebbe ancora meglio disporre di modelli a cadenza temporale più fine,
e l'associazione Asimmetrie si sta attrezzando anche per questo. E sarebbe bello se tanti bravi colleghi smettessero anche di sognare l'Europa e ricominciassero a studiare l'Italia. Va anche detto, per collocare correttamente il progetto di asimmetrie e i suoi risultati nel contesto di policy che gli è proprio, che comunque di modelli giornalieri dell'economia non ne esistono. I dati macroeconomici sono campionati su base trimestrale, non esiste una serie mensile di consumi o del PIL, e quindi se l'analisi deve tener conto del quadro complessivo, potrà fornire linee strategiche, ma non un riferimento per la gestione del quotidiano, col quale comunque nei nostri ministeri ci sono tanti tecnici veri che se la saprebbero cavare bene se potessero. Quindi l'ordine di grandezza degli interventi non corrisponde a una particolare logica politica dei due interventi che abbiamo menzionato di manovra espansiva, se non quella di riportare queste variabili sul proprio trend storico. Per quanto riguarda l'occupazione pubblica, la misura di aumento dell'occupazione nel settore pubblico, questa misura colmerebbe le carenze di organico evidenziate dalla CGIL in un recente rapporto del 2013. L'Italia, secondo le statistiche dell'Eurostat, è fra i grandi paesi dell'Eurozona quello con la percentuale più bassa di occupati pubblici sul totale, 19% contro il 24% della Germania e il 29% della Francia. E per quanto riguarda la seconda manovra, il secondo punto della manovra espansiva, per quel che riguarda gli acquisti di beni e servizi, vale forse ricordare il fatto che semplicemente che spesso i genitori devono portare a scuola dei rotoli di carta igienica per sopperire alle carenze delle nostre scuole. E quindi questo cosa significa? Che ai sagaci commentatori liberisti, diciamo, sfugge spesso che non tutta la spesa pubblica va in ostriche e trans. Anzi, forse la percentuale destinata a questi nobili scopi è decisamente, trascurabile e doverosamente sanzionata dal potere giudiziario. Detto questo, per quanto concerne le due azioni che costituirebbero una manovra di bilancio espansiva, non si tratta di un'agenda politica, si tratta soltanto di un esperimento per stimare quanto spazio di intervento lo Stato acquisirebbe per il rilancio dell'economia qualora il cambio fosse riallineato in modo da consentire politiche espansive senza incorrere in ulteriori deficit pubblici o esteri. Sarebbe anche possibile immaginare scenari più articolati nei quali parte dello stimolo arrivasse da riduzioni di imposte invece appunto che da aumento della spesa pubblica. E il sito di Asimmetrie ha pubblicato e pubblicherà, continuerà a pubblicare fra le varie analisi anche scenari di questo genere.
Ma diciamo che nella situazione attuale la principale emergenza è l'occupazione e su quella è stata focalizzata l'analisi. E allora, cosa ci restituisce il modello in questo terzo scenario? E abbiamo detto che il riallineamento del cambio lascia un discreto margine di intervento per la politica di bilancio. L'espansione graduale di occupazione, come abbiamo detto, e spesa pubblica manterrebbe comunque il saldo estero sul suo sentiero di base, che prevede in pratica un ritorno all'equilibrio al termine dei 5 anni, con uno scarto nullo rispetto allo scenario di riferimento. Inoltre, questo terzo scenario contiene il miglioramento del saldo pubblico sotto il mezzo punto di PIL, con ritorno al pareggio di bilancio nel 2018, soltanto un anno dopo il 2017 annunciato dal governo attuale, ma prima di quanto previsto dal Fondo Monetario Internazionale, che al 2019 ci dà ancora in deficit. Inoltre, questo terzo scenario stabilizza la crescita reale attorno all'1,5%, che è sempre meglio dell'1% previsto dallo scenario di base e porta la disoccupazione al 6,2%, fa scendere il debito pubblico sotto al 120% in 5 anni, e questo nonostante un'espansione piuttosto consistente della spesa per stipendi e per acquisto di beni e servizi. I posti di lavoro creati alla fine del periodo sarebbero circa 1 milione, di cui più o meno 400.000 nel pubblico impiego e 600.000 nel settore privato, come risultato del generale aumento dell'attività economica, dovuto sia alla promozione delle esportazioni che naturalmente alla crescita della domanda interna. E poi la proporzione di impiegati pubblici sul totale salirebbe dal 19 al 21%, quindi rimarrebbe sempre molto inferiore a quella di Germania e Francia. La quota salari in queste condizioni aumenterebbe di 1 punto. Ora, è chiaro, questa storia del milione di posti di lavoro l'abbiamo già sentita. Bisogna però considerare alcune differenze, che questa storia dei posti di lavoro non è che la stiamo promettendo in televisione, non è affermata da chi si sta candidando alla premiership, e inoltre è documentata in lavori che sono pubblicati, e comunque che hanno una caratura scientifica importante e che riflettono lo stato dell'arte in termini di modellistica economica e che confermano le intuizioni e i risultati di altri studi scientifici, e quindi sono da prendere in seria, ma molto seria, considerazione. Chi ha fatto questi studi, cioè il professor Bagnai, chi ha fondato l'associazione Asimmetrie, lo ha fatto proprio per questo, cioè per portare numeri nel dibattito dei sognatori o dei falsi profeti, per portare numeri da fornire a cittadini e politici come supporto decisionale, che vada oltre le sparate da talk show, un supporto che si presti naturalmente ad essere integrato e criticato costruttivamente.